Ciao ragazzi, io sono Davide, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi vedremo insieme che cosa sono i rates, perché è importante conoscerli e come impostarli per far volare al meglio i nostri quad in base alle nostre esigenze. In questo video parleremo di set point, di giro e di PID, quindi se non sapete di cosa sto parlando vi lascio qui in basso in descrizione il link alla prima parte della mia guida dedicata al PID tuning, dove vi spiego tutti questi concetti. Se non l'avete fatto ragazzi, iscrivetevi subito al mio canale YouTube qui in basso e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Come sapete, per guidare i nostri droni dobbiamo muovere gli stick della nostra radio. Ogni volta che muoviamo gli stick, impartiamo dei comandi su un determinato asse, roll, pitch o yaw, al nostro flight controller. In base a quanto velocemente noi muoviamo i nostri stick, andiamo ad aumentare la velocità angolare che il drone ha su quel determinato asse. La velocità angolare si misura in gradi per secondo. Più siamo incisivi con lo stick e più velocemente il nostro drone ruoterà su quel determinato asse. Questa serie di comandi si traduce in una curva che è la curva del set point, che arriva al nostro flight controller. Che cosa sono i rates? I rates sono una serie di parametri che noi possiamo modificare per andare a modellare la curva del set point. Potremmo decidere ad esempio di rallentare la velocità quando lo stick si trova più verso il centro, oppure di accelerare la velocità quando lo stick sta agli estremi. Qual è la differenza tra rates e PIDs? Perché molti a volte fanno confusione. Regolare i PID vuol dire far sì che il drone faccia il più precisamente possibile i movimenti che noi gli stiamo impartendo mediante la nostra radio, ok? Quindi che il drone segua effettivamente i nostri stick. Intervenire sui rates invece vuol dire andare a modellare, a variare, a modificare secondo le nostre esigenze proprio la curva dei comandi che dalla nostra radio arriva al nostro drone. Saper regolare bene i rates vuol dire quindi poter correggere determinati difetti di guida che noi abbiamo e andare a costruirci, a modellarci addosso quello che poi è il feeling in volo. In un mondo ideale quindi bisognerebbe regolare i PID in modo che il drone sia solido in aria e segua veramente i nostri comandi. Dopodiché bisognerebbe andare a lavorare con i rates per cercare appunto di correggere quei difetti che la nostra guida potrebbe avere e andare a migliorare il feeling complessivo del volo del nostro drone, se freestyle spinto, freestyle smooth o ad esempio cinematico. I diversi firmware che ci sono sul mercato implementano il loro modo di gestire i rates. Alcuni addirittura vi offrono più modalità, vedi Betaflight che nell'ultima versione, la 4.2, ci dà diversi modi. Ci sono gli actual rates, ci sono i Betaflight rates, ci sono i rates importati da KISS, ci sono i quick rates, e ognuno di questi ha il suo modo di modellare la curva. Io oggi in questo video vi spiegherò i Betaflight rates. Betaflight ci offre l'RC rate, che è la velocità angolare base del drone su quel determinato asse. Considerando che io sto muovendo lo stick alla stessa velocità in una determinata direzione, il drone si muoverà alla stessa velocità angolare in partita. Poi abbiamo il super rate, che è un parametro che ci consente di aumentare, di alzare notevolmente la curva agli estremi del nostro stick, proprio per velocizzare i movimenti del drone quando con lo stick tocchiamo l'estremità. Dopodiché c'è l'RC Expo, quel parametro che ci consente di rallentare, quindi abbassare la velocità angolare al centro dei nostri stick. Mi consente di essere più delicati quando la posizione del nostro stick è al centro. Per modificare i rates in Betaflight basta aprire il vostro Betaflight Configurator, connettervi al vostro quad, sulla sinistra andare sulla sezione PID Tuning e scegliere la tab Rate Profile Settings. Qui avete la possibilità di scegliere la vostra tipologia di rate, se Betaflight, Raceflight se venite da Raceflight, KISS se venite da KISS,
oppure Actual o Quick Rates. In questo video quello che vi farò vedere è la tipologia Betaflight, che alla fine è quella un po' più conosciuta. Per ognuno degli assi Roll, Pitch e Yaw potete andare a inserire l'RC Rate di Rate e di RC Expo. Vedete qui nel grafico in basso, che si chiama Rates Preview, potete avere una anteprima di come avete deciso di modellare la vostra curva. Qui lo stiamo vedendo sul configurator di Betaflight, ma in tutti i configurator degli altri firmware la situazione è pressoché simile. Se scelgo di tracciare una linea molto smooth, dovrò cercare di limitare al massimo le mie correzioni, quindi probabilmente dovrò avere un certo valore di RC Expo, quindi una curva molto morbida al centro, e poi magari, per non andare a inficiare in modo negativo sui trick, posso decidere di o lavorare sul rate di base andando ad accelerare in maniera complessiva tutti i movimenti, oppure andando a lavorare sul rate o super rate, e quindi andando ad accelerare i movimenti solo quando i miei stick si avvicinano all'estremità. Qui in alto nel riquadro rate profile avete anche la possibilità di andare a registrare un totale di 6 differenti rate in base al tipo di volo che decidete di effettuare. Una volta che avete impostato i vostri rate, basta premere save in basso a destra per registrarli. Poi, per passare da un profilo all'altro, potete farlo entrando nel menu OSD di Betaflight, che vi faccio vedere immediatamente. Vi faccio vedere come entrare nel menu dell'OSD di Betaflight. Basta orientare contemporaneamente lo stick del throttle al centro a sinistra e lo stick del pitch al centro e in alto. Una volta entrati nel menu via OSD di Betaflight, possiamo navigare tutte le varie opzioni utilizzando la nostra radio. Possiamo spostare nella sezione dei rates e qui possiamo modificare tutti i vari valori in base alle nostre esigenze. Adesso mi metto la gravatta, mettiamo la lipo al drone e andiamo a smanettare con l'RC Rate, il Super Rate e l'RC Expo di Betaflight sul campo. Partiamo dai rate di default, andiamo a toccare un po' questi valori e vi faccio vedere come cambia il risultato. Il primo test che faremo è quello utilizzando i rates di default impostati in Betaflight. Osservate attentamente la stickam che inserisco in questo video e guardate bene come reagisce il quad al movimento degli stick. Questi sono roll e flip fatti con i rates di default. Vedete che il quad reagisce abbastanza velocemente. Questo è un altro test che vi faccio vedere in cruising, come reagisce al leggero movimento degli stick, importantissimo quando si fa cruising. E qui, osservando bene gli stick e facendo scopa con l'esecuzione dei trick, potete vedere qual è la velocità di reazione del quad con dei valori che sono di default. Adesso andiamo a modificare solamente l'RC Rate, quindi la velocità angolare base dei nostri movimenti, la portiamo a 1.5, il resto rimane invariato, vediamo cosa succede. Ecco, potete vedere come già al leggero tocco degli stick come il quad reagisce in modo più veloce, ok? Tant'è che con dei flip veloci è molto più difficile bloccarlo perfettamente con la linea dell'orizzonte. Ecco, qui vi faccio vedere come reagisce in cruising con dei rates molto molto alti. Vedete che se devo fare una linea cinematica devo stare molto attento, perché ogni singola correzione si vede tantissimo nel video. Qui vi faccio vedere come reagisce in modo aggressivo ad ogni trick base. Vedete com'è reattivo anche andando a giocare con l'asse dello yaw. Facciamo un altro test, ritorniamo con l'RC Rate base ad 1 e andiamo ad aumentare solamente il Super Rate a 0.9. Quindi adesso stiamo accelerando il movimento all'estremità degli stick. Vedete, sto tranquillamente volando, lo stick al leggero movimento degli stick, il quad comunque rimane abbastanza morbido, ma vedete, se voglio esagerare con i trick, basta raggiungere l'estremità dello stick e guardate con quale velocità il quad si muove, rolla e flippa. Addirittura è difficilissimo governarlo. Adesso sto veramente esagerando, perché un super rate di 0.9 è un valore altissimo.
Altro test, lasciamo l'RC rate ai valori di default di 1.0, scendiamo con il super rate perché era esagerato e andiamo ad aumentare in modo esagerato l'RC expo, quindi adesso stiamo rallentando notevolmente i movimenti al centro degli stick. Osservate bene la stickam e guardate, nonostante sto muovendo parecchio gli stick al centro, il quad fatica a muoversi. Ok, adesso sto esagerando, però di solito l'RC expo è utilissimo per evitare e correggere le vibrazioni che abbiamo sulle mani e sui pollici quando stiamo con gli stick al centro dei nostri valori, e quindi è consigliato aggiungere l'RC expo, specie se vogliamo effettuare dei voli cinematici dove vogliamo ridurre al massimo le correzioni. Bisogna stare attenti perché il quad diventa veramente difficile da governare, perché se devo correggere un errore mi devo ricordare che sto con dei rate cinematici, quindi devo utilizzare il valore che ho messo nel super rate, quindi devo raggiungere gli estremi dei miei stick per intervenire, applicare l'eventuale correzione. Basta forzare gli stick all'estremità per avere comunque un quad che diventa immediatamente reattivo. Ecco, in quest'altro test ho impostato il profilo dei miei rate che di solito utilizzo per freestyle smooth. Ok, vi faccio vedere un po' di clicchettini. Questi sono i rate che mi consentono comunque di essere veramente molto morbido nelle linee e all'occorrenza, andando all'estremità degli stick, riesco comunque ad avere un'accelerazione nei trick che comunque non è elevata. Infatti vedete, anche raggiungendo l'estremità il quad non rotea pesantemente. Questi sono dei rates che utilizzo quando voglio essere smooth, perché è molto più facile chiudere un roll e un flip senza applicare correzioni. In quest'ultimo test che vedete ho inserito il mio profilo quando voglio volare freestyle in modo un po' più aggressivo, quindi c'è un RC rate molto più elevato perché siamo a 1.15. Ho comunque un super rate che mi consente di accelerare e di realizzare dei trick all'estremità. Riesco a essere comunque molto pulito quando volo dritto, vedete? Riesco a fare una linea pulita senza correzioni. Con questo tipo di rate però posso realizzare dei trick abbastanza veloci, perché vedete come il quad si muove molto più rapidamente rispetto al profilo smooth che vi ho fatto vedere prima. Quindi la cosa bella dei rates è quella che potete avere anche diversi profili in base a come vi sentite di volare quel determinato giorno, in base alla location, se state in un bando e volete maggiore precisione, se vogliamo fare un volo cinematico e voglio essere più smooth e più morbido sugli stick, se voglio essere juicy e fare dei particolari trick con dei rates un po' più alti agli estremi. Insomma, vi potete divertire come volete. Eccoci qua ragazzi, vi ho fatto vedere un po' le diverse situazioni sulle quali potreste andare a sbattere la testa. Spero che avete capito come muovere questi parametri e come influiscono sul vostro stile di volo. Ragazzi, per supportarmi mettetemi un bel like, non scordate di iscrivervi al canale, di supportarmi su Patreon che trovate qui sotto in descrizione. Statemi bene e andate subito a provare questi rates e a trovare quei valori che sono adatti per voi. Dai!